Ciao carissimi, ben ritrovati. Siamo pronti per questo quarto finale? Io sì, spero anche voi. Stavolta andiamo in direzione Shank, però giriamo di qua, al mercato. Sei un lupo o una pecora? Dimmi. Abbiamo girato al mercato perché andiamo a parlare con questa cara ragazza. Eccola lì, per alcuni rifornimenti, Mackenzie Bridgman. Salve capo, complimenti per aver eliminato Colter. Sono sicura che andrai alla grande. Perché ti congratuli con me? Non ti ho liberata. A essere sincera, non ti conosco nemmeno. Scusa, è che sono nervosa. Non volevo mancarti di rispetto. Non so come comportarmi con te. Ho paura di farti arrabbiare. Questo e... beh... mentirei se ti dicessi che non ci stiamo chiedendo come pensi di gestire questo posto. Voglio dire, ora comandi tu. Potrai fare quello che vuoi. Potresti gestire Nuka World come faceva Colter. Tutto come prima. Oppure... potresti... sai... eliminare i predoni se non sei d'accordo con la loro gestione di questo posto. Non sapevo come dircelo. Quanto è bella la mia Alex, ragazzi. Mi interessa. Beh, lo ammetto. Non ho scelto volontariamente questo lavoro. In tal caso, potrebbe essere la tua occasione per cambiare le cose. Le bande che vivono qui sono già da tempo ai ferri corti. Ora, potresti rischiare la pelle per cercare di tenerle a freno. Oppure potresti fare la cosa giusta e seppellirle tutte. A conti fatti ti ritroveresti a gestire questo posto dalla tua bella casetta su quella montagna. Ma non dovresti dormire con una pistola sotto il cuscino. Dovrei ucciderli tutti quanti? No, certo che no. Se decidi di procedere, dovrai eliminare i capi delle varie bande. Ciò significherà eliminare Nisha, Mason, Max e suo fratello, William. A quel punto le bande crolleranno e Nuka Town tornerà a essere un avamposto commerciale libero. Probabilmente non dovrei dire altro. Prova a riflettere su quello che ti ho detto. Ad ogni modo, sono la cosa più vicina a un medico che esiste in questa zona. Curo chiunque, predoni, mercanti e viaggiatori. E posso darti anche dei medicinali, se mai ne avessi bisogno. No, mi interessa solo questo. Un medico? Come sei finito in questo posto? Finita! Beh, è una storia interessante. Prima vivevo in un insediamento a ovest. Siamo stati attaccati da Colter e la sua banda, quando ne aveva ancora una. È stato un combattimento difficile. Ne avevamo uccisi alcuni e loro avevano fatto altrettanto. C'erano feriti su entrambi i fronti, ma nessuno poteva raggiungerli. Ho richiesto una tregua, dicendo che avrei curato sia le nostre che le loro ferite. Quel giorno ho salvato qualche vita, compresa quella di Colter. Bella roba. Quando ho messo in piedi questo posto è tornato a cercarmi. Mi ha detto che se fossi andata con lui, i suoi uomini non avrebbero più attaccato l'insediamento. Ora questa è la mia casa. Ad ogni modo, posso fare qualcosa per te? Ragazza coi controcazzi! No, basta così. Non ora. Molto bene. Precisazione importante, prima di iniziare a eliminare i vari capibanda, noi stiamo iniziando a fare caccia aperta invece di procedere con la missione Casa Dolce Casa, ma volendo questa missione si poteva iniziare molto prima, subito dopo aver sbloccato la quest Il Tour Panoramico. Perlomeno io ho provato in quell'occasione e il dialogo e di conseguenza la missione era già disponibile. Oppure si può iniziare dopo aver completato uno degli altri tre finali che abbiamo già visto, quindi dopo aver eliminato uno dei vari capibanda. Altra possibilità, a prescindere dalle quest, si va da uno dei vari capibanda, lo si elimina e automaticamente si sblocca la missione caccia aperta. Quindi ci sono varie diramazioni possibili, anche se poi alla fine, ok, si torna sempre qui. Ma mi sembrava giusto dirvelo. Allora ragazzi, eccomi all'anfiteatro. Un attimo fa sono andato dritto da Mason, l'ho fatto secco e dopo 3 secondi d'orologio ero morto. Mi è arrivato addosso il finimondo. Poi capirei, gioco con 15 in difesa, potete immaginare. Quindi direi di iniziare non da lui, ma bensì tutti qui se ne stanno da qua giù, in modo da avere un angolo ben chiuso e di conseguenza più copertura. Anche perché dopo circa 3 mesi ho rimesso l'artiglieria pesante. L'ultima volta era stata in occasione di uno dei finali di Far Harbor. Pensate un po' quanto è passato. Se non ti fai vedere, nessuno ti guarderà mai. Sei mortale. Giusto, giusto. Dai, secca adesso. No.
Dai, dai, ce n'è per tutti, eh. Canaglia, sei viva ancora, sei proprio una canaglia allora, veramente. C'ho ancora 80 colpi, venite pure. Chi c'è laggiù? C'è qualcun'altro a rompere, però non va bene. Che mi stia divertendo. Sappi che è così. Non vivrai. Me la pagherai. Ok, ciao Mason. Ancora. No, non mi funziona l'arma. Che cazzo è? Non mi funziona più l'arma. Soltanto R1. Dai, che cazzo gli hai preso? Niente, non funziona. Si è bloccato. Proviamo un po' altre armi. No, nessun'arma mi funziona. Ma roba da matti. No, nessuna. Neanche. Adesso sì. Riproviamo. Ah, ok, ma aveva preso un colpo, cazzo. Ma aveva preso malissimo. Ecco l'abito di Mason. Allora, quello che ha gauge, quello non mi interessano. Ragazzi, possiamo andare. Il primo l'abbiamo fatto secco. No, volevo anche la collana, quello sì. La collana di dita. Speriamo che non ci rifà. Ok. A posto. Andiamo, 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 andiamo. Da chi andiamo? Nisha lasciamo per ultima. Quindi andiamo dai fratellini neri. Dai Black. Allora, sono appena uscito dalla tana del branco, bastardi. E dobbiamo farci largo fino dagli operatori. Così ho deciso. Una sera non voglio farla secca. Anzi, non devo, più che non voglio. Non devo e non voglio. Quindi devo stare attento. Yeah.
cazzo è che mi spara? Ok, possiamo entrare. Possiamo entrare. Dopo, alla fine, credo che bisognerà occuparsi anche di Shank. Tanto dovrebbe essere ostile anche lui. Entriamo. Anzi, entriamo. Così, appena entro, do una sassata diretta. Tentare la fortuna? Non preoccuparti, sardella! E non è finita, non è finita. Dai, 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 dai. E uno dei due. Un fratellino è andato. E fra un po' va anche l'altra. Oh, chi sono tanti, oh. Poi. Chi manca? Chiave del guardaroba. Questo chi è? No, volevo vedere Lissi e manca un fratello, mi pare. Allora, operatore. Ah, questa è Lissi. La gonna corazzata. Poi. Ma. Questa è Megs. William dov'è? Ah, eccolo. Ah, ma tanto l'avevamo già visto che un'altra volta, che non c'era quasi niente. Comunque. Il guardaroba è qua. Qua ci sono due oronastri, uno possiamo ascoltarlo, è lei che ce l'ha con la... loro che ce l'hanno con la madre. E l'altro era... ah, ecco, esatto, sì, più comunque parla della loro famiglia. Maggie, sono la mamma. Ah, ok. Domanda e risposta, praticamente. Volevo dirti che papà e io non siamo contenti di questa decisione, ma a questo punto non abbiamo scelta. Tu e Bill avete infangato il nome dei Black per l'ultima volta. Cosa avete fatto ai vostri compagni di classe insieme alla figlia dei Wyatt? Bene. Cosa avete fatto? Mamma, sono Max. Grazie mille per il nastro. Un giretto così veloce. È servito a divertire William, Lizzie e me. Nelle lunghe ore quello di Lissi con vari biglietti particolarmente divertente. No, quello non c'era niente. La parte sull'eredità revocata, perché quei soldi sono nostri. Abbiamo trascorso anni sotto il tuo gioco. Secondo me l'hanno fatta secca. Cercato la madre di essere le bamboline perfette. Anzi, che desideravi. Sono quasi convinto che l'hanno fatta secca. Le nostre cicatrici lo dimostrano. Quindi, se credi che non ci siamo meritati fino all'ultimo tappo, allora sei più stupida di quanto pensassi. Stiamo venendo a prendere sì, quei tappi. Sì. L'hanno fatta secca. E non puoi fare nulla per fermarci. L'hanno fatta secca. Secondo voi no? Sì, sì. E niente, possiamo uscire e andare in direzione di Shepoli. Ciao, operatori. Ci siamo visti per l'ultima volta. Ma... purtroppo posso entrare soltanto così, prendendo un budget dal volo, altrimenti mi ammazzano prima che il mio personaggio compaia. Sono morto più di 20 volte. E non per colpa mia, purtroppo. Altrimenti l'accettavo, così no. Chi vuole una buona notizia?
Putiferio. Qua dentro è proprio la fine del sorcio. Speriamo di no. Niscia c'è, ma non è finita. Ucciderti. Niscia c'è, ma non è finita. Ecco, va. Dov'è? Posso uscire. Ora tocca a me. Tutto qui? Fatti sotto! Poi chi manca? Ma dov'è? Olonastro di Niscia, ascoltatelo. Noi l'abbiamo già ascoltato, anzi no, è da leggere. Ve l'avevo già letto nel primo finale, ricordo. Sì, esattamente. E possiamo tornare anche da Mackenzie. Ce n'è uno lassù, ma quello per me può anche rimanere. Anzi, andiamo a fare un giretto, va? Ah, è sotto, è rimasto. Invece qua c'è Olonastro, c'è il terminale di Niscia, più che l'Olonastro. Qua. Questo salvataggio non l'avevo ancora hackerato. Dategli un'occhiata se volete. Ma dai, sì, torniamo da Mackenzie, sì, dai. Via. Torniamo da Mackenzie. Dunque, ragazzi, ho regolato nel frattempo i conti con Shank, 3 colpi, e l'abbiamo fatto secco. Non aveva nulla di chi addosso. E ora invece parliamo con lei, che è importante. Con Mackenzie. Mackenzie, capo, io non posso crederci. Hai ucciso i predoni, tutti quanti. Devo chiedertelo. Perché? Tu e gli altri commercianti eravate trattati come schiavi. L'ho fatto solo Dovevo per questo. Intervenire. Beh, l'hai fatto. Su questo non c'è dubbio. Era da tanto che aspettavo questo momento. E forse l'ho persino sognato. Ma mai avrei pensato che sarebbe arrivato davvero. E adesso che ci siamo, la domanda che mi frulla in testa è la seguente. Che succede ora? Bella domanda. Siete liberi. Potete fare quello che volete. Libertà. Non ho mai apprezzato tanto questa parola come adesso. Dovremmo tenere il mercato aperto. Farlo tornare ai fasti di un tempo. Un luogo in cui tutti sono i benvenuti. Prima di andare, un'ultima cosa. Grazie. Grazie di cuore. Da parte di tutti noi. Qualunque sarà la strada che percorrerai, sappi che Nuka World per te è sempre aperto. Ora, se vuoi scusarmi, devo trovare un modo sicuro di togliere questi collari. Nessuna ricompensa. Ci sono rimasto maluccio, sinceramente. Ci sono rimasto maluccio. No, anzi, diciamo proprio male. Per dire la verità. Va bene. Se non mi dà niente, posso farci poco. Ragazzi, non è ancora finita. Il luogo dovreste ormai riconoscerlo, visto che è la quarta volta che ci veniamo. Il tetto della centrale elettrica. Anche stavolta dobbiamo chiudere col botto. Anzi, coi botti. Comunque, c'è anche
una quest della categoria varia che ce lo richiede. Di ripristinare l'energia. Premo? Premo. Che bel quadretto. Ed eccoci giunti in conclusione anche di questo quarto finale e dei finali in generale. Devo dire che sono rimasto un po' con l'amaro in bocca, proprio perché siamo rimasti a bocca asciutta, insomma, asciutta e amara, una bella bocca. A parte gli scherzi, non è che mi aspettassi chissà quale ricompensa da quest'ultimo finale. Abbiamo liberato gli schiavi, in mano cosa vuoi che abbiano? Un pugno di mosche. Però, considerando che erano schiavi mercanti, la voglio pensare in questo modo. Avrebbero potuto fare una colletta simbolica di ringraziamento per donarci qualcosa e infilarcelo nelle nostre tasche. E poi comunque Bethesda, un talentino, poteva sputarlo fuori. A parte questo, vi avevo comunque promesso che dopo questo video, dopo questo finale, vi avrei detto quale secondo me è la miglior possibile scelta, il finale papabile. Voglio metterla su due piani diversi. Qual è il miglior finale? Basandosi prettamente sulle ricompense, e un po' già ve l'ho fatto capire nell'altro video. E qual è il miglior finale? Basandosi su una filosofia da abbracciare. In poche parole, racchiudiamo i primi tre in uno solo. Insomma, schiavi o predoni. Se volete basare la vostra scelta prettamente sulle ricompense, secondo me il miglior finale da scegliere è il primo, ossia uccidere Nisha. Dei tre talenti disponibili, Alfa del Branco è indubbiamente il migliore ed è, in accoppiata con Operatore Provetto, la miglior coppia, la miglior scelta. Poi ci viene donata anche la massa, ottima, e il fucile degli operatori, ottimo, però possiamo tenerli anche in altro modo, quindi diciamo che non sono di vitale importanza. Ad ogni modo, uccidere Nisha se vi basate su questo concetto. Poi dicevamo, schiavi o predoni. Io sceglierei, senza pensarci neanche tanto, di stare dalla parte degli schiavi. E vi spiego il motivo in pochissime parole, non c'è bisogno neanche di dilungarsi. Non ho mai amato, e non amerò mai, né nei videogiochi, né tantomeno poi nella vita reale, la prevaricazione dell'uomo su un altro uomo, o comunque di un gruppo di uomini, visto che parliamo di bande, su un altro gruppo di uomini, visto che parliamo di schiavi. Insomma, se dovessi basare la mia scelta su una filosofia che abbraccia la prepotenza, la violenza sotto varie forme, il denaro sopra l'uomo, il fregarsi l'uno con l'altro, no, non mi piace, e come ripeto, non mi piacerà mai. Però ci sarebbe anche un però. Vi ho detto inizialmente che questo finale si potrebbe fare anche dopo averne completato uno degli altri tre, quindi dopo aver ucciso uno dei tre membri delle bande. Se non vi interessa perdere Preston, e comunque non vi interessa proprio al massimo della filosofia dei Minutemen, la cosa migliore in assoluto da fare sarebbe prima uccidere Nisha e poi completare questo. Ecco qual è secondo me in assoluto la scelta migliore. Io sto pensando, devo dire che non ho ancora scelto, ci sto pensando anche in questo momento. Comunque, o farò o sceglierò direttamente questo, quindi quest'ultimo, oppure proprio quest'ultima opzione che vi ho detto. Direi ragazzi che per quanto riguarda i finali abbiamo visto e vi ho detto abbondantemente. Non voglio dilungarmi oltre per non annoiarvi. Vi saluto e ci sentiamo alla prossima. Bye bye.